Questa festa quanto è legata alla basilica in sé per sé? Cioè, non è solo tradizione, non è solo folklore, c'è qualcosa di più. Immagino che per i credenti, che vengono tutti i giorni a messa nella basilica, questa festa sia sentita ancora di più in maniera, viscerale. È l'appuntamento annuale del popolo con i suoi santi, del popolo che chiede protezione, chiede grazie e fa anche i suoi ringraziamenti per i tanti benefici accordati dal Signore mediante l'intercessione dei santi. È l'appuntamento del popolo nella fede con questi due santi che hanno testimoniato nella vita la carità tout court e poi la carità verso gli ammalati e i sofferenti, che sono tra l'altro le categorie più vulnerabili anche della nostra società, non solo della società dell'epoca contemporanea, i Santi Medici. Possiamo dire che è una festa vota all'accoglienza? Penso proprio di sì, proprio perché non essendo solamente una festa a livello cittadino, ma anche diocesana e religiosa, regionale, ma anche e soprattutto, perché no, anche fuori regione, l'accoglienza dei pellegrini che giungono in Rossi, la Basilica, e il fiore all'occhiello anche di una comunità che ha fatto carico di questa responsabilità nella fede e nella più semplice umanità. Quindi un'accoglienza che va non solo da offrire un servizio religioso, e quindi non so, i sacramenti, l'ascolto, ma anche a livello anche, come dire, un po' più di marketing, non so, il negozio di articoli religiosi o altro. Quanto è bella vedere questa piazza, la nostra Bitonto così gremita, oggi tra l'altro addobbata particolarmente per questo giorno di festa. Sotto l'orologio, sotto Porta Baresana, anzi sopra Porta Baresana c'è la statua della Madonna. Prima chiacchieravamo, mi ha fatto notare l'incisione che è posta sotto la Madonna. Posuerunt me custodem. Sì, è tratta dal libro del Cantico dei Cantici, che è un libro, come dire, uno dei libri dell'Antico Testamento, ed è posta lì come frase indicativa proprio perché la Vergine Immacolata è la protettrice di Bitonto ed è la custode della città di Bitonto, anche perché qui sappiamo benissimo che si disputò la famosa battaglia di Bitonto. Ed è bello vedere questa piazza gremirsi di gente di ogni età e con il cuore gravido di ogni perché, di ogni domanda o di ogni lode. È proprio un bel arcobaleno di colori. Quanto deve essere grande il sacrificio, la devozione di... Ecco, è partito il primo pallone aerostatico che è stato fatto volare vicino San Gaetano.
Ecco, bene, abbiamo volontariamente lasciato lo spazio alle immagini. Questi fuochi d'artificio rappresentano tutto il folklore legato a questa festa, non ce lo dimentichiamo. Fede, folklore e tradizione sono sinonimi spesso di un'unica entità. Sì, non esiste solamente la fede del teologo, di colui che si domanda su Dio e cerca di dare delle risposte al mistero di Dio, ma c'è anche la fede del semplice, la fede del popolo che si domanda e cerca anche i mezzi e gli strumenti per essere, come dire, sempre pronto a dare ragione della speranza che è in noi, una speranza che è concreta nella persona di Cristo e che i santi non fanno altro che aiutare questo percorso anche di fede e di speranza quotidiana. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, il culto dei Santi Medici è attestato a Bitonto fin dal XIV secolo. In particolare c'era un dipinto trecentesco situato nell'abside della chiesa di San Leucio Vecchio, proprio nel cuore del centro storico, e ora conservato nel Museo Diocesano. Mentre la prima chiesa loro intitolata è situata praticamente vicino alla chiesa di San Giorgio, aperta al culto fino al 1631. Poi si trasferì ancora una volta nell'antica chiesa dei Santi Medici, contigua a quella di San Giorgio, dove fu fatto dipingere un quadro dei Santi dall'artista Carlo Rosa, che collocato sull'altare a loro destinato. Poi recentemente, immagino negli anni 90, finita poi nel 1973, la basilica attuale dei Santi Medici, nominata Basilica Minore Pontificia proprio da Paolo VI. Sì, oggi beato tra l'altro, nel senso che la memoria liturgica del beato Paolo VI coincide tra l'altro con la festa liturgica dei Santi Medici Cosme e Damiano, lo stesso 26 settembre, come dire, una coincidenza che non è solamente coincidenza, ma può essere anche un ricordo caro a tutti noi bitontini per questo dono da parte del Papa di elevare a Basilica Minore la parrocchia e il santuario dei Santi Medici di Bitonto. Secondo un'antica tradizione popolare, le due statue appartenevano ad un umile e onesto operaio ed erano costituite da due manichini di legno con testa, mani, piedi e piedi mobili, ed erano conservate in una modesta cassa di abete. Ogni anno, in occasione della festa liturgica del 26 settembre, costui le montava e le rivestiva con i caratteristici abiti orientali. Infatti, la particolarità di questa festa è che è divisa, se vogliamo, in due giornate. Il 26 settembre che cosa esattamente si celebra? E perché poi si è scelto la terza domenica di ottobre invece? Il giorno dei Santi Medici, liturgicamente parlando, è il 26 settembre, è il giorno in cui tutta la Chiesa universale ricorda nella liturgia la memoria di questi due santi, dei Santi Medici Cosma e Damiano, quindi in tutto il mondo vengono ricordati il 26 settembre. In particolar modo poi a Bitonto, la festa esterna, cioè la festa che fa sì che ci sia la processione, quindi una devozione popolare tutta nostra, è la terza domenica di ottobre, per decreto vescovile del 1700 e qualcosa, sinceramente che non ricordo. Ricordo il 1733, dove l'opera del parroco Don Giuseppe Carlo Minuto fu scelta questa data, così i contadini potevano mettere fine alle loro attività campestri, rurali, per poi festeggiare i santi Cosma e Damiano. Mentre aspettiamo che le statue giungano sotto Porta Baresana, io inviterei la regia a farci vedere la sintesi del passaggio della processione da Piazza Caduti del Terrorismo, che è situata più o meno nella giornata di oggi verso l'una.
Richiedo la linea alla regia. Stiamo per trasmettere in diretta da Piazza Cavour il lancio del pallone aerostatico voluto fortemente dagli esercenti del centro e dal comitato feste pronali. La spada alle immagini. Il pallone si è alzato in cielo e noi sentiamo arrivare la banda cittadina che accompagna i Santi Medici. I Santi Medici erano provenienti dall'Arabia, erano due fratelli di cinque fratelli, secondo certe fonti addirittura erano gemelli. Per ragioni di studio furono inviati in Siria specializzandosi in medicina. Pare che abbiano anche inventato un farmaco che si chiama Epopira. Le fonti in questo sono molto generose, non ce ne sono di certe, ahimè. Furono martiri perché vissero ai tempi dei Romani, chiaramente di Massimiano e Diocleziano, e scoppiarono numerose persecuzioni nei confronti dei cristiani. E qui con me è appena arrivato Antonio Sicolo, un esperto d'arte. Antonio, che cosa ci puoi dire sulle statue dei Santi Medici? Allora, buonasera a tutti. Le statue dei Santi Medici sono due manichini vestiti, scolpiti nel XVIII secolo, si è ancora in capitolo, però sono attribuite a un maestro di scuola senz'altro napoletana. I vestiti rosso e verde riconducono il rosso al martirio, perché liturgicamente il colore del martirio, come insegna anche il Venerdì Santo, è proprio il rosso. Infatti la stola che indossa il sacerdote è color rosso proprio perché ricorda il sangue versato dai Santi Medici, che prima di essere medici sono appunto martiri. Il verde invece riconduce a un'altra iconografia greco-romana, in modo particolare a Asclepio, semidio della medicina, che nella tradizione soleva distinguere gli albarelli, cioè i contenitori dei veleni che conservava in contenitori neri oppure blu, dal colore verde che invece conservava la medicina. Infatti ancora oggi le farmacie, in greco apotheke, hanno come croce lampeggiante proprio il color verde. Altri attributi sono gli scrinia, cioè appunto due contenitori appunto che poi nel canto antropologico sono il tesoro che hanno in mano, e la palma del martirio, che è molto importante, è un attributo iconografico proprio dei martiri che compare già nelle cripte paleocristiane nella Roma appunto costantiniana. E certamente la base che unisce le due statue, perché sono due accademie diverse, riconduce invece a un'altra epoca, sicuramente XIX secolo, e più tarda rispetto alle sculture vere e proprie. Sculture delle quali le parti originali sono soltanto i volti, dagli incarnati, come si suol dire, con la barba rasata del secondo giorno, dopo Tauro condotto questi particolari, cioè i peli che stanno appunto riaffiorando dopo la rasatura, e questo è tipico appunto delle maestranze napoletane. E poi invece la parte del manichino, un tempo, cioè fino a quando erano conservate presso la chiesa di San Giorgio, era in legno, era un manichino in legno. Poi credo negli anni 80 sono stati appunto rifatti, quindi tutta la parte sottostante le sacre vesti è in bronzo e argento. Antonio,
L'iconografia cristiana, quanto è legata al culto? È, come dire, una panacea per i credenti? Quanto è, non so se ho reso l'idea della domanda. L'iconografia cristiana è il culto stesso reso a Dio, perché fino a prima del Concilio Vaticano II, la liturgia, essendo tutta in latino, chi non comprendeva il latino, perché ovviamente parlava in italiano o addirittura in dialetto, attraverso la lettura delle immagini, la Bibbia Pauperum, cioè la Bibbia dei poveri, riusciva a comprendere quello che era il messaggio cristologico annunciato nelle scritture. Per cui la persona che non comprendeva l'idea del martirio, secondo appunto la liturgia, perché veniva appunto declamata in latino, vedendo il colore rosso, capiva che il santo rappresentato era un martire. Vedendo la palma del martirio, capiva appunto che questo era un testimone di Cristo, come dice Tertulliano, no? Sangue martirum, semen christianorum, cioè il sangue dei martiri e il seme dei cristiani. È chiaro che Bitonto, essendo una città del viceregno spagnolo nel 6 e poi del regno di Napoli nel 7 e nell'Ottocento, ha recepito molto da vicino gli stilemi napoletani. Infatti le immagini dei Santi Medici sono proprio la sintesi di una serie di stilemi promossi dalle botteghe di questi scultori. Tra l'altro i Santi Medici, che adesso stanno per transitare sotto il fornice di Porta Baresana, sono anche rappresentati sulla predella dei Santi Patroni, cioè ai lati, dove ci sono praticamente i due cubotti sui capitelli. Sono rappresentati Santi Cosma e Damiano, sono in proschinesi, che in greco significa sono in ginocchio, perché sono colti nell'atto di adorazione. Adorazione di cosa? Al centro della predella c'è l'ostia, il Santissimo Sacramento, e quindi ciò significa che il riferimento centrale è chiaramente Cristo, e i Santi Medici, con la loro testimonianza di Cristo, sono soci del martirio, cioè sono imitatori del martirio. E già in questa predella, che è, diciamo, è databile entro la prima metà del XVIII secolo, quindi entro la prima metà del Settecento, scusate, ci sono già i colori rosso e verde. Ed è un colore in realtà che noi nell'iconografia pugliese già troviamo nelle cripte bizantine di Massafra. Ecumenica, perché spesso quando sono arrivati in pellegrinaggio i padri bizantini, dalle reliquie si è sprigionato un odore soave, come a dire che il culto dei Santi Medici, identicamente a quello di San Nicola di Bari, è un culto che vuole unire piuttosto che dividere, perché i Santi Medici sono venerati anche presso la chiesa bizantina. E infatti le prime testimonianze artistiche in Puglia, che appunto raffigurano i Santi Medici, sono in stile bizantino o comunque bizantineggiante. Bizantino significa che sono stati fatti da maestri propri di Bisanzio o comunque della parte greca, oltre l'Adriatico. Bizantineggiante, maestri locali pugliesi che seguono appunto l'iconografia, lo stile bizantino. Abbiamo delle cripte per esempio a Massafra, ed è una città molto importante. Il culto dei Santi Medici è presente anche a Taranto, a Polignano, a Monopoli, dove sono rappresentati nigris, cioè vestiti con dei, appunto, degli abiti neri, perché il nero è il colore dei barbieri, perché molti non sanno che in realtà il senso del medico non è associato alla medicina in seguito alla laurea, perché i medici Cosma e Damiano sarebbero, diciamo, più da interpretare come alchimisti, come magi che magari utilizzavano e sfruttavano le proprietà terapeutiche e medicine. Perché ovviamente all'epoca di Diocleziano, come diceva prima Don Nicola, la medicina non era come oggi potremmo appunto immaginare. Grazie Antonio per questa panoramica di arte, ci ha svelato tante particolarità che spesso non conosciamo e che ignoriamo. Proprio in merito alle ultime tue affermazioni, vorrei chiedere a Don Nicola, questo culto che proviene dall'Oriente,
E anche integrazione, assolutamente integrazione. Si sente tanto parlare di integrazione, del diverso, del clandestino. Anche le fedi vengono da fuori, da lontano. Sì, essenzialmente i santi medici si possono dire emigrati, perché loro non sono italiani, né tantomeno bitontini, ma sono orientali, anzi proprio di quelle zone in cui oggi molti scappano e di cui molti cristiani lì sono nuovamente martiri. E quindi ecco, bisogna anche ripensare un po' il nostro senso di accoglienza, il nostro senso anche di welcome ai tanti profughi ed emigrati di quelle zone lì, come noi li trattiamo, come noi li accogliamo, quanto noi li vogliamo, e in che condizioni anche li accogliamo, qual è la porta d'ingresso, se è un aeroporto o se è un barcone. Ecco, allora, se i Santi Medici sono il ricordo anche del fatto che la famiglia umana non si può dire stanziale, ma è sempre in movimento, allora è bene anche riformulare anche il nostro senso di accoglienza nella fede e nella più grande e semplice umanità. Io ringrazio anche Don Nicola per questi telespettatori, a me è arrivato nel profondo, perché spesso lo dimentichiamo, ce li abbiamo sotto gli occhi, però dimentichiamo che l'integrazione siamo noi, l'integrazione parte da noi. Nel frattempo vedete inquadrati questi palloncini colorati di rosso e di verde. Antonio, ricordami, il verde per il senso... Il verde è il colore della farmacia, della medicina in senso lato. Il rosso è il colore del martello. Rosso e verde. Vedete anche inquadrati questa... i nostri fedeli più devoti camminano anche all'indietro, scalzi addirittura. Sì, come segno di rispetto nei confronti della santità di questi due uomini e come segno anche di sacrificio per chiedere la loro intercessione, come segno anche di richiesta sempre di più di aiuto. Lasciamo spazio un po' alle immagini, questo momento così sentito da parte di tutta la comunità bitontina. Antonio, che marcia stiamo ascoltando? Nostra Signora, la Virgen Macarena, una marcia siciliana. Generalmente viene utilizzata per Siviglia, che è una delle capitali un po' della tradizione popolare, della tradizione legata proprio alle processioni. Anche la musica è una componente sicuramente super importante per queste feste del popolo. Sì. E la musica come il canto, ricordando Agostino, chi canta e chi prega cantando prega due volte, no? È bello pensare ai Santi Medici come due ragazzi della Siria in un barcone che vengono accolti attraverso la porta baresana, che è la porta dell'identità del nostro cuore italiano e bitontino prima ancora, in quella che è la nostra civiltà. Quindi come loro arrivano per portarci sulla via che è Cristo, così noi dobbiamo accogliere queste povere persone che appunto vivono il dramma dell'immigrazione. Ecco come la tradizione si rinnova. Dalla tradizione si può prendere spunto, si deve prendere spunto. La storia ci insegna e spesso, lo ripeto, spesso ce ne dimentichiamo.
La processione si dirige verso Corso Vittorio Emanuele e arriverà, questo diciamo è l'ultima parte della giornata in cui poi la processione approda in piazza 26 maggio in un percorso circolare che da questa mattina si conterà alle 7:30. La celebrazione eucaristica alla presenza di Monsignor Francesco Cacucci. Potrete vedere la messa in diretta streaming su Facebook, sulla pagina di Bitonto TV, sul sito di Bitonto TV e trasmessa anche sul canale 93 del digitale terrestre e 873 di Sky. Ne approfitto per ringraziare gli sponsor Salerno Bistrò, Gruppo Intini, il Patriarca Ristò, Rerum Caffè, Farmacia Manfreda e Moonlight Caffè. Ringrazio Antonio Sicolo che è stato con noi per averci regalato queste piccole perle di storia dell'arte. Grazie. Grazie a voi e buona festa. Patriarca, professionista del gusto. A Bitonto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Fil di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Aertofi è in via Verde 58 a Bitonto. Aertofi di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto.